Ciao, buongiorno, bentornati sul mio canale. Eccomi qui, sono tornata, sono stata via qualche giorno, non ve l'ho detto, e quindi insomma, e poi ho avuto altre cose da fare, sono andata via 3 giorni per, diciamo, una sorta di addio al nubilato della mia amica Giulia, alla quale mando un bacio. Quindi sono stata dietro un po' all'organizzazione, materiale. Ecco, cioè la ricerca di regali, regalini, pensierini, e poi ho avuto tante altre cose da fare, ma eccomi qui. Ora non ho più altro da fare se non registrare video su YouTube. E oggi torno con voi direte cos'è questa busta? Niente, io qua tengo i miei terminati di agosto. Ma insomma, agosto è stato un mese strano. Aspettate che tolgo la suoneria prima di tutto, che mi dimentico. Bene, è stato un mese strano, volato, cioè non che luglio, beh, luglio ho fatto le vacanze, le ferie, insomma, ci sta. Però agosto, boh, è stato un mese stranissimo, non so per voi, vabbè, strano nel senso che è volato, come è un po' volata tutta l'estate, ora per fortuna settembre, bella, sembrerebbe bella, quindi speriamo che duri, sapete che io amo molto l'estate. Sì, ok, patisco molto il caldo, ma quel caldo veramente, come dico sempre io, umido. Ad esempio, ora ci sono temperature sicuramente migliori, quindi bene. Allora, magari potrò andare ancora al mare. Infatti, non vi ho ancora inserito, forse no, uno c'è, un solare, ma ne ho altri che sono lì, stanno terminando, ma vorrei poi parlarvene meglio. E magari voglio andare ancora un po' al mare. Infatti, ho detto a mio marito: andiamo ancora qualche giorno al mare perché non siamo mai più andati. Ma ha detto di sì. Allora, viso: no, 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 scusate, no, il viso lo lasciamo sempre per ultimo. Partiamo da capelli. Allora, io spero, come faccio a volte dei caos con i terminati, spero di non aver incluso dei terminati il mese scorso, ma avendo la lista, direi di no. Nel caso, mi scusate. Perché poi alcuni prodotti ve li faccio vedere anche in altri video, top e flop, eccetera, eccetera, quindi preferiti,== Allora, questa è una maschera capelli meravigliosa da utilizzare, io almeno io la utilizzo esclusivamente d'estate, perché si chiama maschera restitutiva, non è vero, maschera intensiva capelli ristrutturante dopo sole. È ovvio che la utilizzo solo d'estate. Ve l'ho fatta vedere, ecco, se mi è venuto in mente nel video haul in cui vi facevo vedere che ho comprato, l'ho ricomprata e ha cambiato packaging, è tutta bianca però con qualche dettaglio arancione. Bene, io sono innamorata folle di questa maschera proprio per l'estate. Mi piace anche quella di Diego Dalla Palma che ho avuto, quella travel size. Ma questa, che ovviamente non ce n'è più, cosa vi faccio vedere, è molto intensiva. Ecco, è proprio vero. Ha un colore, se non erro, un po' giallo. Ha una consistenza che la sentite, che è o arancione, giallo, arancione, vabbè, adesso non me lo ricordo. Ma la sentite che è specifica proprio per i capelli esposti al sole, salsedine, cloro, eccetera, eccetera. Questo è un top. L'ho ritrovata da Mariano, scontatissima. Mi sembra di averla pagata 13 euro. Cioè, ok, parliamo di Collistar. Sì, che la utilizzerò poi tra un anno, però ho detto intanto la compro. Ho terminato uno shampoo che io ho aperto da un bel po'. Voi lo sapete perché se mi seguite lo sapete. Ma sembra che ce ne sia ancora un residuo. Ma sì, forse ci sarà. Sì, ci sarà. Vabbè. Sto parlando dello shampoo mio amatissimo che io utilizzavo ogni tanto e che quindi mi è durato tantissimo, di Ecos, lo shampoo delicato camomilla bio che adoro, credo di avere anche il balsamo, sempre packaging di vetro. Volendo trovate anche il dosatore, il pump, ma potete eventualmente averne uno a casa, basta travasarne uno, no? Insomma, vabbè, io ho tanti prodotti, faccio per dire questo e lo mettete qua. Vabbè, e uno shampoo per me meraviglioso. Mi è durato tanto perché, come sapete, ne ho tantissimi shampoo, li alterno. Questo, tra l'altro, è un formato abbastanza grande, zero plastica, perché appunto parliamo di vetro, un prodotto vegan e un prodotto biocertificato IAB.
Erano 280 ml, quindi insomma dura abbastanza. Certo, se uno utilizza solo questo, ovviamente, sì, no, ce n'è ancora un goccio. Meraviglioso. Allora, uno shampoo delicato alla camomilla, uno shampoo adatto anche ai lavaggi frequenti, soprattutto d'estate. E io spesso cosa faccio? Io ho i capelli secchi, magari d'estate si normalizzano un po'. E cosa faccio? Magari faccio due shampoo, no? Quindi uno shampoo più nutriente, uno shampoo che adesso no, qui non ne ho, che ho terminato, no? Però avete capito? E poi magari l'ultimo lo faccio con questo più delicato, meraviglioso. Comunque terminerò anche quello che è rimasto sul fondo, che come sempre rimane. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho terminato questo prodotto che mi è piaciuto tanto, così come tutta la linea di Alverde. Alverde lo troviamo al DEM, nella speranza che apra in tutta Italia, altrimenti sappiate che ci sono delle ragazze che spediscono, non so se lo sapete, ma ve l'avevo già detto, spediscono in tutta Italia, dalla Germania. Se mi ricordo vi lascio qua sotto, insomma, potrei farlo anch'io, a volte ci penso, ma più che altro perché in tante mi chiedete informazioni e quindi dico, ma solo che io sono negata per questo, no, negata nel senso che sì, mi piacerebbe, lo farei gratis, cioè non farei pagare niente. Questo è uno spray idratante, questa è una linea che mi piace tanto, di cui ho anche la maschera se non l'ho finita per capelli. È una, forse è stata la prima linea che ho preso, che ho provato di Alverde ed è appunto come vi ho detto, scusate se mi perdo, lo spray idratante per capelli allo zucchero di canna bio, esatto, e perfetto, ideale per capelli bisognosi di idratazione, quindi l'ho utilizzato, cioè ne avevo circa metà e poi l'ho utilizzato con più costanza perché, ora ce n'è rimasto ancora un po', perché devo dire che mi faceva proprio piacere, cioè mi faceva piacere. Notavo proprio una bella idratazione ai capelli, un po' come dare una crema idratante ai capelli. Bel prodotto, non li andava a sporcare né a appesantire, ovviamente ne applicavo una piccola quantità ogni volta. Sempre per quanto riguarda i capelli, ho dato fondo a qualche maschera perché ne ho veramente tante. Quindi mi sono messa lì d'impegno, ho utilizzato sempre le stesse che sono questa, che assolutamente è una linea che, come sapete, vi ho già detto, non mi è piaciuta, della BioPoint. Biologico, maschera nutriente. Allora, le prime volte dicevo, ma una volta mi piaceva, una volta no, 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 neanche tutta la linea che avevo comprato, che penso di aver terminato, ma non ne sono sicura. E vabbè, è terminata. Vabbè, c'è ancora qualcosa sul fondo, poi andrò a pulire. Qui cade acqua, molto bene, sì, perché forse l'avevo già lavata, ma non benissimo. Allora, biologico, sì, c'è il 98% di ingredienti di origine naturale, una maschera pesante, per i miei capelli non andava bene, ma comunque questa linea in generale non mi è piaciuta, appesantiva tanto il mio capello, che è un capello sottile, quindi devo utilizzare maschere nutrienti, idratanti, quello che sono, ma se sono buone, valide, non vanno ad appesantire il capello. L'altra è una che ho comprato non so quante volte di Organic Shop, è una classica, insomma, la Organic Avocado Eone, quindi una maschera capelli miele e avocado che non fa grandissime cose, nel senso che non è che potete aspettarvi grandi cose, ma comunque il suo lo fa sicuramente, andava un po' a nutrire il capello, a idratarlo e soprattutto a ripararlo, ma un pochino sì. Ovvio, senza grandi aspettative o pretese. Ho utilizzato e terminato questi due. Sto terminando tutto ciò che è di brochet, no, cose che ho anche da un po' di brochet. Ho terminato le maschere viso, adesso ho terminato queste che sono quelle. Me le ero portate anche via queste Reparation, che non so se esistono sempre. Sono queste per capelli. Queste balm e maschera, va bene. E danneggiati, non so se esistono ancora. Tra l'altro, vi posso dire una cosa: sono due linee diverse, ma erano identiche, cioè identiche, non c'era differenza. Boh, vabbè. Questa invece era la linea Nutrition, quindi riparazione e nutrizione, nutrimento, va bene. Insomma, maschera, crema 2 in 1 per capelli secchi. Va bene, insomma, le ho finite, ma.
Allora, di Rocher, per quanto riguarda la linea capelli, ne ho provati tanti negli anni, ma non mi sono trovata mai bene se non con quello, come si chiama? Non so se c'è sempre, perché adesso è un po' che non, tantissimo che non vado da Rocher. Quello verde, vi ricordate? Avete capito? Quello, come si chiamava? Va bene, spero di trovare una foto di lasciarvela qua. Poi, capelli direi basta. Passiamo al corpo. Ah, allora, ho terminato un deodorante che è questo di Nidra. Forse ne è rimasto proprio sul fondo, ma non eroga più. Mi è piaciuto. Allora, io amo il Dove, vabbè, ormai lo sapete, insomma. Mi piace però cambiare, lo sapete che anche Balea, ora alla vera che mi sono arrivati. Comunque, Deo latte delicato. Oh, questo era particolare perché era un Deo latte molto idratante, cioè io proprio sentivo l'idratazione. Invisibile 48 ore, 0% di alcol. Comunque sicuramente lo ricomprerò. L'avevo già comprato, ma forse era quello azzurro. Non me lo ricordo. Comunque Nidra me l'avete suggerito voi tanto tempo fa. Vari prodotti che ora piano piano comprerò e proverò, e comunque devo dire che per me è un promosso. Questi sono i soliti, e questo è terminato di Balea. Adesso ho messo in uso l'altro, quello, questo è cocco, invece l'altro è ananas. Sì, mi sembra di sì, tropicale, vabbè, quello che è. Questi li utilizzo spesso per l'ambiente, che sia bagno, che sia, insomma, l'ho utilizzato anche sul corpo, assolutamente senza problemi. Sono carini, ovviamente non c'è da aspettarsi anche qui grandi cose, cioè se siete persone che sudate molto, questi forse non fanno al caso vostro, però provate. Io ad esempio sono una che, come vi dico sempre, non suda. Quest'anno è capitato, ma è raro insomma che io suda. E per altri prodotti, corpo, eccolo lui, il nostro bellissimo sapone liquido che ho terminato, mi piace tantissimo, mi è piaciuto tantissimo. Questa è la limited edition estiva che non ci sarà più. Che vamos alla playa, vamos alla playa. Oh. Questo è il sapone mani con estratto di anguria, ovvero watermelon, al profumo di mango e frutto di drago. Beh, mi è piaciuto molto, 500 ml. Io vi dico sempre, compratevi questi saponi maxi formato, proprio fatto uscire tutto. E appunto, ripeto, non ci sarà più, forse sì, ci sarà, però insomma, ahimè, è anche vegan e comunque io amo sempre questi saponi. Adesso però ne ho messo un altro in uso che è bellissimo, ma non me li ricordavo più i saponi di Bath & Body Works, quelli proprio che fanno questa schiuma, questa mousse in realtà. Sono innamorata, ve ne parlerò. Poi, sempre aiuto, sempre per quanto riguarda il corpo, vabbè, dentifricio, sempre lui, l'aloe gel. Il mio amore, utilizzo ormai sempre solo lui. Se cambio, torno subito a lui. Dico: no, 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 lo do a mio marito, quello che non mi piace, e ne ho uno in bagno che mi ha dato lui. Ho detto: provalo un po', ma no, no, non ce la posso fare. Dentifricio, triplazione, 30% di aloe vera, quindi aiuta molto anche le gengive, soprattutto in questo caso. No, non è quello per le gengive, strano, mi sono sbagliata. Questa è la triplazione, vabbè. E adoro, poi senza saccarina, senza fluoro, bla bla bla, vabbè. Adoro, adoro, adoro. Per me non esiste altro dentifricio all'infuori di questo. Poi, solare che ho terminato, è questo di Sundance, ovvero DEM, acquistato al DEM, SPF 50. All'inizio, ve l'avevo forse parlato, la linea Proclimate, che è una linea molto particolare, tra l'altro hanno un prezzo sempre molto piccolo, mi è piaciuta, sono 100 ml, parliamo di un prodotto sì non bio, no, però aveva un buon inci, UVA, UVB. Sì, aveva sicuramente un buon inci, ma quello che vi volevo dire è questo, che all'inizio sembrava un po' pesante, pastosa e che facesse molta scia bianca, quindi è diventata invece più leggera una volta utilizzata tutti i giorni, ma soprattutto ho notato che
Faceva sì un po' di scia bianca, se ne applicavo tanta, ovviamente, quindi piano piano, piccole zone, piccole parti, mi è piaciuta e sono contenta di averla presa perché mi sono trovata bene. Questa l'ho utilizzata solo io, Antonio no. Per quanto riguarda il corpo, questo non mi ricordo se ve l'ho già fatto vedere in qualche video determinati, equilibra, torna equilibra, sempre aloe, vabbè, sapete che l'aloe per me c'è sempre. Questa era quella, ma forse ve l'ho fatta vedere, adesso magari mi confondo con qualche altro video. Dermogel ialuronico, che meraviglia! Quindi aveva un effetto super idratante, per niente appiccicoso, perché conteneva anche l'acido ialuronico, 97% di aloe vera e acido ialuronico, 99% di ingredienti di origine naturale, idratante e lenitivo. Voilà, 150 ml, insomma, che dire, da riprendere, da riacquistare. Ho terminato due saponettine. Allora, una che mi era stata inviata, ora no, Scandia Cosmetics, sì, ed era un sapone con argilla rossa, un sapone naturale, mi è piaciuto tantissimo, ve lo faccio vedere la contenuta all'interno di questo sacchettino. E poi ho utilizzato invece questo di Caudalie, che è ottimo anche da portarsi in borsa, insomma, può sempre venire utile alle Fleur de Vigne, insomma, alla linea di Caudalie. Questa io la utilizzo per lavare i pennelli, anche se piccolina, magari può essere un po' scomoda, però li lava molto molto bene e quindi l'ho utilizzata in questo modo. Poi, doccia schiuma, ho terminato questa meraviglia tutta spremuta al massimo di Nivea, che mi è piaciuta tantissimo, avevate assolutamente ragione. È il primo che compro, è doccia rinfrescante Fresh Smoothies, anguria, menta, latte di cocco. Allora, menta, quindi rinfrescante no, però tutto il resto sì, mi è piaciuto molto per una pelle fresca e sana. E vabbè, sana, vabbè, ora sì, qua, vabbè. Gli aggettivi si sprecano. 300 ml, se lo ritrovo lo riprendo, anche se era molto estivo, però insomma magari provo un'altra variante. Fatemi sapere qua sotto un'altra variante valida che mi consigliate di provare. E poi Dove, che anche qui non ho il dubbio di avervelo già fatto vedere, ma forse ve l'ho fatto vedere in un altro video. Insomma, oggi è la giornata dei dubbi. Fresca idratazione, ma che bello questo prodotto. Questo bagno schiuma è un semplice bagno doccia, ma vi giuro, mi è piaciuto tanto. Bello fresco, lenitivo, calmante dopo il mare. Contiene l'aloe, 0% di solvati SLES, molto idratante e quindi per me top. Terminiamo sempre con il corpo, poi direi che abbiamo finito con due creme mani. Allora, questa la tengo sulla make-up station, diciamo così, make-up table, vabbè, chiamiamola come vogliamo. Di queste ne avevo comprate diverse, ma direi che le ho finite tutte. Penso che questa linea Copacabana non sia più presente, una limited edition. È piccolina, ma sapete che di prodotto ce n'era? È vegan, 30 ml, appunto, ed è una crema mani idratante al profumo floreale, insomma. Quella linea lì era uscita l'anno scorso, mi ricordo. Questa invece la tenevo sul comodino, nella mia ciotola, dove tengo il balsamo labbra e altre cosine, insomma. Niente di che. E questa crema mani faceva parte di un kit natalizio, da come si può capire bene, di Alverde. Ottima, ottima. E strano che io d'estate abbia utilizzato così tanto le creme mani. Ma evidentemente mi sono lavata talmente tanto le mani che ne sentivo la necessità. Penso proprio che sia così. Questa era, vediamo un po' se ci capisco, perché c'era appunto, erano tre creme mani, ma vedo che dietro la traduzione non c'è. Comunque era estremamente idratante. Questa è bio ed è vegana. Passiamo al viso. Oh, allora, lui, eccolo qui. Questo penso che l'abbiamo comprato tutte. Io l'ho comprato proprio all'inizio quando è uscito, ma quanto mi è piaciuto! Assomiglia, perché adesso ce l'ho in uso, quello di Vichy di cui vi ho parlato, che ho comprato per colpa di Stefi. Ciao Stefi, sempre tu, la colpevole di tutto. E assomiglia,
come texture molto leggera, forse quella ancora di più. Comunque, insomma, stiamo parlando di lui, l'ho adorato, antimacchie, ottimo, leggero, super UV, 50, SPF 50, favoloso, compratelo, vi lascio. Viso, ce n'è. Allora, partiamo da questi che ce li togliamo subito. Caddis, sono i levatrucco maxi dischetti, ora non c'è più Lillapo a Genova, c'è Caddis. E questi ogni tanto li compro da alternare agli altri, insomma, ve lo dico sempre, ma è così. Ho terminato le salviettine che io utilizzo per togliere gli swatches, per dare una pulita veloce alla Makeup Table, insomma, queste di Balea, che era una novità alla rosa, però proprio sul viso non le utilizzo, quindi non saprei. Poi ho terminato, butto via ovviamente, ho comprato le nuove no, salviette, spugnette di Cotoneve e butto via la vecchia che utilizzo per rimuovere a volte il detergente, le maschere in crema e comunque le cambio. Spesso mi chiedete ogni quanto le cambi. Allora, io non è che ho una scadenza. A volte 1 mese, a volte 2 mesi, massimo 3 mesi, non, di più no, di più no. Cioè, di più, ecco, non le tengo così tanto, ecco, perché poi un po' si rovinano, ecco. Poi, detergenti viso, andiamo un po' in ordine, dai. Allora, questo, chi se lo ricorda, l'Aloe Fresh, tra l'altro l'ho fatto provare a mio marito e gli è piaciuto tantissimo, sono contenta, questo è di Sien, lo trovavate alla Lidl, chissà se lo riproporranno prima o poi. Una bella linea, mi è piaciuta molto. Botanical Cleansing Gel Vegan, quindi anche questo un prodotto perfetto per l'estate. E posso dire che ci è piaciuto, perché in genere non vi dico mai che lo utilizza mio marito, anche mio marito. Oh, ho terminato lei di Natura Siberica. Questa era una crema, qua dice cream to foam face cleanser. Allora, proprio sto foam non l'ho visto, proprio foam io intendo la mousse, giusto? No, era una cremina che io andavo a passaggiare bene nella pelle e poi andavo a rimuovere una sorta di crema detergente, ecco, mi viene da definirla così, al mirtillo. Tra l'altro sto terminando tutta la linea mirtilli che avrei dovuto terminare invece ad agosto, perché io magari vi farò un video come faccio a terminare i prodotti, cioè come faccio, mi viene da ridere quando mi viene chiesto come fai a terminare tutti questi prodotti, perché li utilizzo li utilizzo, sì, però praticamente metto tutti i prodotti che stanno per finire e cerco di utilizzare quelli. Non sempre ci riesco perché poi ci sono le novità, le scoperte, quindi niente. E infatti sono ancora di là, non li vedrete qua perché non li ho ancora finiti. Comunque, questa era al blueberry, quindi una bella linea. Era una coccola, era un detergente serale da utilizzare magari alla sera. Ecco, al mattino è meglio più un gel. Poi anche lì dipende, però. Ho terminato l'Age Perfect di L'Oreal. Il mese scorso avete visto il tonico e stavo infatti finendo il latte detergente, che a me piace più in realtà autunno-inverno, però non lo so come mai l'ho utilizzato quando mi truccavo soprattutto, proprio perché comunque il latte detergente va a idratare anche un po' la pelle, la va a coccolare, ecco, dico sempre le solite cose, ma è così. Qui dice anticedimento e antifatica, vabbè, ora non esageriamo, tanto comunque i prodotti che si vanno a rimuovere. Comunque, questo conteneva vitamina C e magnesio per pelli mature, una bellissima linea che sicuramente riacquisterò. Poi vediamo un po', andiamo un po' in ordine: struccante bifasico Yves Rocher, uno dei miei preferiti, mi piace tanto. E questa era la versione più piccola, la linea Pure Bluette, non so pronunciarla, quindi vi chiedo scusa. Non so se ne ho ancora in scorta, però è uno dei miei preferiti di sempre. Ecco, questo, quello di Sephora, che mi piace anche quello tanto. E poi altri un po' più high cost. Poi tonici, tonici, tonici. No, questa di Lizz Earl ve l'ho fatta vedere in un altro video, perché poi anche lì dico, ma no, questa ve l'ho già fatta vedere. La stavo terminando, Cleanse and Polish, la versione però rosa e lavanda. Eccola qua, mamma mia, che meraviglia! Anche questa è una crema
un po' più densa, quindi quella un po' più fluida, questa è un po' più densa, proprio bella anche questa, favolosa. Beh, se conoscete i prodotti Liz Earl sapete di cosa sto parlando. Mi avete scritto l'altra volta perché volevo sapere dove si trovano, perché non li trovo più, e invece si trovano su Look Fantastic. Vabbè, questa magari non ci sarà, però ci saranno i classici prodotti, sono meravigliosi, quindi sono dei prodotti di una qualità eccellente, veramente. Tra l'altro ho terminato sempre di Liz Earl un tonico, anche questo ce l'avevo già da tanto nelle scorte. Questo mi era stato forse inviato, se non erro, l'Instant Boost 2 me ne avevano inviato. Uno l'avevo terminato e questo era rimasto, il secondo. Anche questo una meraviglia, veramente super idratante, calmante, lenitivo. Questo è appunto l'Instant Boost Skin Tonic. Questo conteneva Organic Aloe Vera, Calendula, mamma, un incis strepitoso, la rosa, eccetera, eccetera. Vitamina E, insomma, che meraviglia questi prodotti, li voglio assolutamente ricomprare. Dico sempre, allora ne termino un po' e poi magari compro di nuovo quelli, insomma, questi in particolare. Poi tonici, allora un tonico che non ho finito, ma ve lo mostro perché ce n'è proprio tanto così. Non so se sentite. Ok? Ce n'è poco poco poco. E di questa linea è una linea che io amo moltissimo, che ho terminato. Vabbè, ora questo non l'ho terminato, ma facciamo finta di sì. È una linea meravigliosa dell'Occitane. Io questa la comprai, e comunque mi capita di andare qualche volta all'outlet di Serravalle perché lì trovo le offerte. Questa linea è la linea L'Immortelle, non so pronunciarlo, Biologique, insomma. Meraviglioso, sia questo sia questo tonico illuminante Éclat de Lumière, esatto. Qui cosa c'è scritto? Vabbè, non è che si veda molto molto bene, però è una linea che permette di andare a illuminare, quindi brightening la pelle con un uso costante e prolungato. Una linea meravigliosa, meravigliosa. Quindi, che dire, l'Occitane fa dei prodotti molto validi, anzi ottimi, mi piacciono molto, quelli che ho provato mi sono piaciuti. Poi, vediamo un po' cosa manca, manca questo di Natura Siberica che avevo comprato mesi mesi fa, questa è una lozione Eclat Tint, questo non mi è durato tantissimo perché lo andavo ad applicare direttamente e quindi a volte o magari qualcosa magari mi scappava andandolo a inserire nel palmo della mano e poi facevo a volte anche due applicazioni, quindi mi è durato tutto sommato poco. Sono dove c'è scritto? Non si sa dove lo scrivono. Ah no, sono 200 ml, esatto. Ed era una lozione illuminante, ma guarda un po', ma una novità, non si è mai sentito una cosa così sul mio canale, no? Tutto illuminante, così come Melvita, mi è rimasta ancora da finire, sempre in quella scatola famosa, poi ve la farò vedere. La Essence, la lotion, scusate, questa si chiama Lotion Serum, insomma la chiamano così, al giglio. Questa è stata veramente, mi è durata tantissimo, biocertificata EcoCert, oltre il PAO sicuramente. Beh sì, mi ricordo anche dove l'avevo comprata. E, ma che dire di Melvita? Ogni prodotto è una garanzia. Poi ho terminato anche questa che ne avevo poco di prodotto, di Sunflor, anche questo ce l'avevo da tanto. Questo l'ho preso su un sito tanto tempo fa. Comunque, questa era, si chiamava Acqua Meravigliosa, diciamolo in italiano perché ripeto, io col francese ho dei problemi. Era un peeling botanico rigenerante, quindi io con questo tipo di prodotti ci vado un po' cauta, li utilizzo, in realtà in estate non li utilizzo mai, ma siccome ne mancava poco, ho detto vabbè dai, lo finisco e tutto sommato mi è andata bene, no? Nel senso che è meglio utilizzare per quanto mi riguarda la mia pelle che è secca e sensibile, e un po' si arrossa, comunque tutto sommato non era così aggressivo. L'ho trovato comunque ottimo, a Sunflora, un po' come Melvita,
mi piace sempre tanto. Ho provato però meno prodotti rispetto a Melvita, quindi Sieri 3, anzi 4 perché ce n'è uno piccolino, poi crema contorno occhi e questo, credo di non avervelo fatto vedere, anche questo ce l'ho da un sacco di tempo perché ho sempre un sacco di prodotti che poi mi dimentico di utilizzare ed è vero, ed è così, Peter Thomas Roth, lo conoscerete, sembra che si venda anche su Douglas o Look Fantastic. Questa era una meraviglia, mi ricorda un po' quel prodotto di Eterea. Questo si chiamava, questa era un enzymatic mask, quindi un peeling enzimatico ma anche maschera, vi lascerò il nome corretto, ok? Potentissimo, quindi bisognava anche qui andarci cauti, mi è piaciuto molto, mi è durato tantissimo perché pur essendo piccolo ne bastava poco. Poi, queste sono, vabbè, una meraviglia, ve ne ho già parlato, mi piacciono tanto. L'abbiamo provata insieme, mi sembra di ricordare. Hydra Bomb, sono dei patch occhi che mi sono piaciuti un sacco, veramente belli, illuminanti, distendono bene la zona perioculare, belli, belli, belli. Ho terminato la metà della bustina di Balea alla vitamina C che ha lo scrub, che sembra gelatina marmellata, molto particolare, ve la consiglio. Crema contorno occhi che utilizzavo d'estate perché era un gel di Alverde, questa è al Q10, quindi Q10 ma gel particolare, infatti quando l'ho comprata non me l'aspettavo. Mi è piaciuta comunque da utilizzare al mattino, l'ho trovata ottima, a volte anche alla sera, per carità. 15 ml, biocertificata, per ora non la ricompro. Poi le mie solite piccole size, travel size che mi porto in giro quando vado, appunto, sono andata via in questi 3 giorni. Questa è, vabbè, che ve lo dico a fa, l'Ole About Eyes di Clinique, un mio grandissimo amore che io ho anche in full size, quindi adoro. E queste poi le tengo, magari le ricarico per quando viaggio. Ok? Sieri, questo piccolino di... Ah, vedo che ce n'è ancora un goccio, scusate, no, non me ne ero resa conto, va bene, lo termino. Piccolino dell'Occitane, ve ne avevo parlato una volta e mi è piaciuto molto, proprio ho notato una grana della pelle migliore, una pelle sicuramente più rigenerata e ovviamente lo andrò a finire perché ne manca poco, ma devo finirlo. Ho terminato questo di Jouer e vi farò il video dedicato completamente tutto a Jouer. E questo è il concentrato Jeunesse Detox Éclat. Mi sono trovata bene, non quanto ovviamente il mio amore il siero illuminante di Caudalie, però perché no? Ve lo consiglio. Poi questo invece mi ha un po' deluso, ma lo sapete già, di Biofitorelax alla vitamina C. Rispetto agli altri che ho utilizzato di Biofito Relax, questo l'ho trovato un po' più, mi è piaciuto, l'ho finito, l'ho utilizzato, però mi aspettavo qualcosa in più. E poi manca questo di Eclat, che avevo comprato l'anno scorso, ma penso che non sia più disponibile su Amazon, infatti non ve ne avevo parlato perché non l'avevo più visto, ed è il siero alla vitamina C. Io direi che vi ho parlato di tutti i prodotti terminati ad agosto. Un bacio enorme e al prossimo video. Ciao!